Qual è la situazione dell'SVT? La SVT è una situazione difficile, a differenza di quello che viene detto dal sindaco Variati e dall'amministratore uscente Macchia, l'azienda vive un periodo di difficoltà dal punto di vista sia organizzativo che gestionale che legato al personale, soprattutto problemi di sicurezza, problemi di turni massacranti, problemi sui mezzi, problemi anche sui subaffidamenti. E come si potrebbero risolvere queste problematiche? Intanto cominciando con un dialogo inesistente oggi con l'RSU e quindi con i dipendenti. Ci sono 500 dipendenti che chiedono di essere coinvolti nelle decisioni, in assoluta trasparenza, e quindi va ricostruito un rapporto che possa finalmente dare poi dei risultati concreti all'azienda anche sul territorio.